Ed è qui, dal dischetto, che si deve gettare il cuore oltre l'ostacolo, dove il calcio non è solo tecnica, ma è concentrazione, calma, freddezza, esperienza. Vediamo chi ne ha di più. Il tiratore piazza la palla sul dischetto. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Correa calcerà dagli 11 metri. Grande parata. Grande intuito del portiere. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Si prepara a battere il secondo rigore. Una parata fantastica. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Il secondo rigorista si concentra prima di calciare. Stupenda parata del portiere. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Parato, grande salvataggio del portiere. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Portiere trafitto alla sua sinistra. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Splendida parata. Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. Potrebbe essere lui l'eroe della partita. Se segnano, vinto. Stiamo a vedere se ce la fa. La partita è finita. Parato. Mantiene in corsa la sua squadra. Grande intuito del portiere. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. L'Atalanta deve segnare a tutti i costi. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. La parata che decide il match. Una partita durissima, in grande equilibrio. E alla fine ha vinto chi ha avuto il sangue più freddo. Gli avversari non hanno saputo gestire la tensione dei calci di rigore. Loro sono stati bravissimi a mantenersi calmi e concentrati. Ci vuole freddezza adesso. È arrivato il momento dei calci di rigore. 5 tiratori da una parte, 5 dall'altra. Porterà a casa la vittoria chi avrà più testa, chi saprà controllare meglio le emozioni. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0. L'ha messa dentro con grande sicurezza. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Sistema la palla con cura sul dischetto. Ibrahimovic si fa avanti per battere il rigore. Una parata fantastica. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Si segna da un grande vantaggio la squadra, un doppio vantaggio. A quel punto sarebbe davvero stupenda parata del portiere. Grande intuito del portiere. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Spiazza il portiere in sacca. Hanno pareggiato. Ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. Portiere spiazzato e palla dentro. E i gol di differenza ora sono 2. Se questo pallone non entra, la partita è finita. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. Freddissimo. Non doveva sbagliare, non ha sbagliato. E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Donnarumma è l'ultima speranza della sua squadra. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara.
e questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. E ora chi sbaglia ha perso. La piazzata nell'angolino in basso a sinistra. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. È dentro! C'è ancora speranza! Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Rigore da manuale, calciato alla sinistra del portiere. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. L'estremo difensore decide la partita. Erano veramente vicini, vicini, vicinissimi alla vittoria. Hanno buttato via tutto ai calci di rigore. Sono mancati nel momento decisivo. Non è mai facile perdere i calci di rigore. Ma il momento dei calci di rigore. Un momento giudicato da molti crudele, sicuramente decisivo. Dal dischetto serve la tecnica, ovviamente, ma soprattutto servono freddezza, lucidità, tranquillità. È in momenti come questo che si gioca la carriera di un calciatore. Stepinski si prende la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0, freddissimo, alle spalle del portiere. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. 1-1, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Il tiratore piazza la palla sul dischetto. Si prepara a battere il secondo rigore. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Vuole raggiungere la parità con questo calcio di rigore. Nessun problema per il portiere. Il portiere ha scelto di rimanere fermo e ha avuto ragione. Segnando questo rigore possono portare a 2 il loro vantaggio. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Se questo pallone non entra, la partita è finita. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. La parata che decide il match. Una grande vittoria ottenuta grazie anche alla freddezza dal dischetto, grazie ai calci di rigore. I rigori non sono una questione di fortuna, richiedono freddezza, tecnica, coraggio. E questa squadra ha dimostrato di averne in abbondanza. A prevalere, adesso siamo arrivati al momento veramente decisivo e secondo molti crudele dei calci di rigore. Una sola squadra festeggerà. Segnare il primo rigore è fondamentale. Una parata fantastica. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Boga calcerà dagli 11 metri. Stupenda parata del portiere. Il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Lukaku si appresta a tirare il secondo rigore per la sua squadra. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Grande intuito del portiere, bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Parato, grande salvataggio del portiere. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Grande parata. Il portiere deve aver riletto nel pensiero, sapeva esattamente come avrebbe calciato. La piazza alla destra del portiere, che freddezza! E il loro vantaggio raddoppia. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. Freddissimo! Non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Un rigore che vale la vittoria.
Non deve far entrare questa palla o è finita. Incredibile, doveva pararla a tutti i costi e ci è riuscito. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. E la gara finisce sui guantoni del portiere. Erano veramente vicini, vicini, vicinissimi alla vittoria. Hanno buttato via tutto ai calci di rigore. Sono mancati nel momento decisivo. Non è mai facile perdere i calci di rigore. È una grande opportunità, naturalmente. È una sfida emozionante. Ci sono anche tanti rischi. E adesso bisogna avere tutta la calma e l'esperienza del caso. È il momento più importante e decisivo, quello dei calci di rigore. Santander è il primo della lista. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Cristiano Ronaldo è concentratissimo. 1-1, freddissimo qui. È 1-1 adesso, è riuscito a riequilibrare l'incontro. Sansone sta per calciare il secondo rigore per la sua squadra. Splendida parata. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Si prepara a battere il secondo rigore. La piazza alla destra del portiere, che freddezza. Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Tocca al terzo tiratore. Siamo a metà della lotteria dei rigori. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Il Bologna va a caccia del pareggio. Rigore tirato alla perfezione. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Matuidi sarà il quarto rigorista della sua squadra. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. E la gara finisce sui guantoni del portiere. Erano veramente vicini, vicini, vicinissimi alla vittoria. Hanno buttato via tutto ai calci di rigore. Non c'è niente da fare. Perdere i calci di rigore è sempre una beffa.